Allora, Sergio Arcuri è qua, ciao Sergio. Buongiorno a tutti, ciao. Dall'altra parte sempre i nostri giornalisti che stanno ascoltando, persone che si sono occupate di questo caso. Tu hai appena sentito quello che ha detto Federica Beninca? Sì. Allora, che c'entra Manuela Arcuri con tutta questa faccenda? Che c'entra tua sorella? Beh, c'entra in quanto lei è stata a contatto, diciamo, è venuto, ha anche lavorato per un periodo fortunatamente breve con l'agenzia IGOS, che è quella appunto di Pamela Periccioli e di Eliana Negrazzo. E quindi anche lei è stata coinvolta in questa storia, che credo che sia uno degli aspetti un po' più rilevanti di tutto questo, perché tutto il clamore mediatico che stiamo vedendo nei confronti di Pamela Prati, no? Di questo matrimonio, che ormai credo che siano in pochi a credere che avvenga, perché almeno ci vuole molta fede nel pensare che ancora possa esserci, è soltanto la punta dell'iceberg, cioè è la parte finale di un qualcosa che va avanti da molti anni, no? La testimonianza di signorini. Insomma, alcune testimonianze, esatto. Diciamo. Poi bisogna sempre anche fare molta attenzione, no? Quando si parla e si racconta qualcosa, perché tu lo sai che, come dire, sono tutti fatti che magari tu conosci, no? Però dall'altra parte vengono negati. Assolutamente sì, però io parlo proprio di quello che stiamo leggendo, cioè nel senso né più né meno. Se... Ma Manuela era stata coinvolta in una storia online, in una sì, storia Manuela, di una persona assolutamente, che non conosceva? Sì, Manuela gli era stata presentata questa persona che poi era sempre un Coppi di cognome, adesso il nome non me lo ricordo perché sono passati molti anni. Sempre Coppi? Sempre Coppi. E anche questa è una cosa che ritorna sempre, no? E anche qui era stata, diciamo, all'inizio gli era stato presentato da un punto di vista. Ma perché non usano un cognome tipo Rossi? Che so, sarebbe più tipo facile. Tipo Daniele, non so. Proprio... sarebbe cioè, molto più semplice. Cioè, insomma, un cognome un po' più normale. No. E quindi anche lei gli erano state fatte vedere le foto di questa persona, poi era stata invitata a chattare sempre con questa persona, che era stata presentata come non solo un bellissimo uomo, ma anche un grande professionista, un uomo di grandissimi valori, cioè tutte le caratteristiche ideali che una donna ricerca. Poi addirittura si è sentita telefonicamente con questa persona, perché lei poi non era molto... diciamo pronta a chattare, cioè lei usava poco le chat in quel periodo, perché è poco tecnologica Manuela, e quindi poi ha sentito questa persona per un certo periodo, finché quando non si è stancata ha capito che questo qua non esisteva. Beh sì, perché poi a un certo punto lo voleva incontrare, perché dicevo, oh, c'ho la fortuna dopo di aver trovato... quanto lo voleva incontrare? Beh, dopo forse più di un mese, dopo qualche mesetto, sicuramente qualche settimana, perché c'è stata appunto una conoscenza. Ma perché sei innamorata di uno online? Beh, diciamo, cioè, perché questa cosa? L'innamoramento forse è tanto, però aveva assolutamente questa voglia di incontrarlo. Perché? Perché è difficile trovare una persona che tu credi che abbia tutte le caratteristiche che stai cercando, ok? Ma non solo, perché quello che io penso che succedeva è che poi, poiché Pamela, soprattutto in quel caso, aveva una certa amicizia, diciamo così, confidenza con Manuela, quindi si faceva raccontare tra donne, no? Tu che cerchi in un uomo, che cosa fai? E casualmente questa persona al telefono corrispondeva esattamente a tutte le caratteristiche che cercava Manuela. Quindi tu dici, cavolo, ho trovato cioè, la persona era ideale. Preciso, era preciso, no? Cioè, identikit, voglio sentire i giornalisti, identikit è l'uomo preciso ideale di quello che... Creava un uomo perfetto per la persona che... L'uomo perfetto. È assolutamente assurda e ridicola. Ma come l'uomo si fa? L'uomo perfetto non esiste. No. Cioè, ma anche se esistesse, voglio dire, una persona consapevole, responsabile, se io so, domani uno mi dice, guarda, ti presento uno online, può passare un giorno, due giorni, tre giorni, ma dopo una settimana vedo che non si palesa, se sono capace di intendere e di volere, capisco che è un blef, no? A meno vero. Che non ci sia dietro qualcos'altro. Sergio. Qualche tutto accordo, vero, però... magari anche plausibile. È una storia... Però se quella persona te la presenta qualcuno che è il tuo amico, e quindi diciamo lui fa da garante, cioè, per questo ti tipo fidi, di persona, no? Ti fidi dici, molto. Guarda, cioè... Ma ti pare che una donna come Manuela Arcuri ha bisogno di conoscere qualcuno online? Ma allora le altre che devono fare? No. Il concetto però questo... è veramente a livello surreale. Però Monica, devi anche più una cosa, dobbiamo dirla. Non parlate tutte insieme, cioè, anche una cosa, 4 rapporti d'amore su 10 nascono proprio online, nascono oggi. Purtroppo sono i nostri tempi e fa parte della nostra era questa. Certo, mi fa sapere che Manuela Arcuri è una delle più belle del mondo.
mondo che conosce un uomo online, rimango così. Anche lei vuol dire che è una persona normale come noi alla fine, perché chiunque di noi è successo in qualche volta, abbiamo conosciuto qualcuno, amicizie, conoscenze o altro. Mai, mai online, è successo una cosa del genere. Chi ha conosciuto qui dentro il proprio... Ce n'è una, guarda, eccola là. C'è facciamo una percentuale su un pubblico di, non so, 40 persone? L'1%, 1-2% su 40. Comunque parliamo di conoscenza, però non è detto che necessariamente diventerà il tuo compagno, no? Però ripeto, se una tua amica ti prospetta una persona che poi a te ti attrae molto, o comunque ti stuzzica, perché la senti che corrisponde a quello che tu stai cercando in un uomo, se sei da sola in quel periodo vuoi conoscerlo, quindi assolutamente. Poi è chiaro, dopo un po' ti stanchi e capisci che dietro non c'è niente. Vabbè, ma... insomma, aveva capito che c'era... Inevitabilmente, anche perché lei è molto pratica. Si era arrabbiata, gli aveva detto, ma scusa, che cosa mi stai prendendo in giro? Che cosa gli aveva detto? Beh, sì, assolutamente, cioè nel senso, c'è stato appunto questo momento in cui diceva, ma perché? Cioè, no, perché non esiste? Perché sono sempre scuse? Perché poi succedeva sempre qualcosa di drammatico, no? C'è un incidente stradale, che ne so, perde l'aereo, esatto, non può arrivare. Sì, sì. È l'infarto, è quello. C'era sempre qualcosa di drammatico, e a quel punto là è lì che veramente dici, vabbè, non è possibile. Mm. E quindi dici, vabbè, non esiste, no? Però non sai, perché l'altra cosa su cui secondo me loro facevano molta leva era il fatto che è una cosa talmente assurda, come appunto dicono giustamente i giornalisti, che tu non capisci il motivo, dici perché loro mi vogliono assolutamente far conoscere una persona che tanto non esiste, cioè si sa che prima o poi io dovrò incontrarla, no? Cioè è una bugia dalle gambe corte, cioè prima o poi dovrò verificare questo. Ma te lo chiedo anche a te, perché tutto questo? Cioè è inspiegabile il motivo, cioè perché io... dovrebbero fare tutto questo? Io non so darmi una risposta, io credo, cioè uno poi crede, no, ma deve essere per forza vero perché si hanno combinato questa no, situazione. Secondo me perché loro pensavano che in questa maniera si legassero ai personaggi, no? Abbiamo visto prima la ragazza che era qui, che diceva io sapevo che Emanuele Arcuri... Significa allontanarli i personaggi così, non legarsi, sì, è periodo... la maniera più sbagliata del mondo. Vero, però è anche vero che in un periodo più o meno lungo, cioè fin quando poi non ti scoprono, tu sei amica di quella persona e te ne fai pubblicità. Cioè la ragazza di prima che diceva io sapevo che Emanuele Arcuri... Non posso credere a questo. Però è l'unica spiegazione. Se ci pensi... Non posso credere a questo. Per quanto assurdo... Non c'è nessuna logica a quello che sta... Che... Allora, perché le persone sapevano che Emanuele lavorasse con questa agenzia quando poi effettivamente ci avrà lavorato forse qualche mese, no? Cioè era un periodo piccolissimo, però se vedi anche persone a distanza di anni sapevano che Pamela era amica di Emanuele Arcuri, aveva lavorato con Emanuele Arcuri, quindi io utilizzo un nome forte per poter magari convincere altre persone a venire nella mia agenzia. Cioè, secondo me, per quanto assurdo, ha una sua logica. Questo è plausibile, sì. Questo? Lo so. Una logica di follia. Ma infatti si vedono i risultati attuali. Cioè, non è immaginabile, ma loro negano tutto. Sono d'accordo, però possono legare l'evidenza quanto vogliono, in quanto è il loro diritto poterlo fare, però le conseguenze di quello che si sta verificando sono evidenti. Che idea ti sei fatto invece di questi profili che spuntano online ogni giorno? Beh, credo che ormai stamattina il braccio con uno che sta male. Adesso ci sia. Non vede mai la faccia. Vede sempre il braccio, la gamba, la spalla, ovvio, il cappello, ma ovvio, la faccia non si vede scappotto. Mai. Perché? Beh, perché adesso c'è un po' la rincorsa ai 5 minuti di notorietà, no? Nel senso, adesso è abbastanza facile. Per cui tutti si mettono a fare profili fake, chissà di chi è questo, insomma. Credo di sì, anche magari non c'entrano niente con Pamela e Eliana, no? Probabilmente è così, perché non penso che aprino tutti questi profili, sarebbe veramente Ma come se ne esce da questa situazione? Beh, io vedo che qualcosa sta già succedendo, cioè nel senso ho sentito già delle dichiarazioni di Eliana a cui prende un po' le distanze. Cioè, secondo te si può dire, basta, non ne parlo più, la Prati l'ha lì. Detto, no? Sì, ma cioè, è credibile questa cosa? No, credibile assolutamente no, ma è l'unica strada. Secondo me loro si sono spinte troppo avanti. Cioè loro hanno cominciato a fare qualcosa che nella loro mente gli avrebbe portato visibilità e probabilmente anche del denaro. A un certo punto però questa roba qui gli si è ritornata contro in maniera pesante e non sapendo più cosa fare, l'unica strada che hanno pensato di poter seguire è continuare a difendere l'indifendibile. Cioè tu cosa faresti se trovassi una situazione del genere? Se io fossi una persona, cioè al loro posto... Chiederesti scusa, che cosa faresti? Per forza, a questo punto sì. Cioè secondo me sarebbe stato molto meglio... Una dichiarazione di colpevolezza, chiamiamola così, nel senso di scuse a tutti quanti, di scusa, abbiamo sbagliato, ci siamo fermati a prendere la mano, abbiamo esagerato.
e siamo arrivati a questo punto. È l'unica speranza che loro possono avere di essere leggermente redime, perché sennò è complicato. Anche perché non vedo altre strade, cioè continuare a insistere di qualcosa. Cioè adesso, se non sbaglio, c'è un vescovo che non esiste, c'è un monsignore. Ci sono partecipazioni fatte ma mai inviate, pubblicazioni mai fatte, e personaggi che hanno lavorato per questo matrimonio mai pagati e che sono tutti in causa con loro. Cioè veramente sono tante. Di tutto e di più. Un certo Max o Marco o Caltagirone. Senti, Manuela come sta invece? Manuela sta bene, lei... Cosa ti hai detto di tutta sta faccenda, Manuela? Manuela ha detto, beh, si sapeva da tanto, quindi... Addirittura, ha detto così? Beh, la sua storia, quella che poi è stata ripresa da D'Agostino, era comunque una storia ormai vecchia, quindi per lei era una cosa scontata. Poi da un certo punto di vista si è anche contento che certe cose vengano fuori, no? Perché quando ti senti tradita da qualcuno e poi alla fine il tempo che galantuomo ti dimostra che avevi ragione, sei anche contento di questo.